Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Dopo il ritiro dal programma Grande Fratello, l'ex concorrente l'ha rilasciato diverse dichiarazioni su cosa succede all'interno della casa. Una dei partecipanti dell'attuale edizione del noto programma Grande Fratello ha deciso di ritirarsi per motivazioni non meglio precisate. In seguito all'abbandono, l'ex Geffina ha voluto rivelare cosa succede e come funzionano realmente le cose all'interno della casa più spiata della televisione italiana. Ma che cosa avrà detto di tanto eclatante? E sarà veramente così? Il Grande Fratello è uno dei reality show più seguiti della televisione italiana. La prima edizione, importata dall'Olanda, è andata in onda su Canale 5 a partire da settembre 2000. Il format consiste in un gruppo di persone non note che, riprese 24 ore su 24 dalle telecamere, condividono la loro quotidianità all'interno di una casa per diversi mesi. Inoltre, i concorrenti non possono avere alcun contatto con l'esterno, ma possono invece confidarsi con il Grande Fratello nel cosiddetto confessionale, ovvero una stanza rossa insonorizzata. Nel corso del reality, alcuni partecipanti vengono nominati e sottoposti al giudizio del pubblico televisivo, il quale si esprime con il televoto. In questo modo, il gruppo degli inquilini diminuisce gradualmente fino alla finale, in cui viene proclamato il vincitore. Inoltre, dal 2016 al 2023, è stata prodotta una versione del programma denominata Grande Fratello VIP, in cui i concorrenti sono personaggi famosi. Tuttavia, dalla nuova edizione 2024, Mediaset ha deciso che la trasmissione non avrebbe più avuto una distinzione. L'ex inquilina si sfoga, ecco come si vive nella casa del Grande Fratello. In questa edizione del reality show Grande Fratello, una dei partecipanti è stata la cantante Fiordaliso. Pseudonimo di Marina Fiordaliso, classe 1956, è una cantautrice italiana di musica pop. Tuttavia, poco prima dell'arrivo della puntata finale, ha deciso di abbandonare la trasmissione lo scorso lunedì 5 febbraio, ammettendo di non riuscire più a continuare a rimanere rinchiusa nella casa. Dopo il suo ritiro, la cantante ha voluto sfogarsi sui suoi profili social sulla reale situazione all'interno del reality show. Inoltre, ha comunicato di aver cambiato profondamente idea in merito ad un determinato aspetto. In un primo momento, Fiordaliso si è resa conto che le cose viste da fuori sono completamente diverse. Poi, ha voluto regalare bellissime parole per Beatrice Luzzi, essendo completamente d'accordo con lei quando veniva più volte criticata, al limite dell'esasperazione. Infine, Fiordaliso ha dichiarato di avere il rimpianto per non aver difeso propriamente le persone che venivano attaccate in continuazione dalla maggior parte degli inquilini.